Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti in un altro video. In questo video faccio un semplice get ready with me, quindi un semplice prepariamoci insieme, e anche se alla fine sono da sola, perché mi era stato chiesto di mostrarvi qual è il trucco che faccio per andare a lavoro. Nel senso, in un video che era quello dei rossetti, ma lo stesso ho girato nel giorno dei libri. Quindi tutti e due i video, quello con la canotta rossa, ho un particolare trucco, mi è stato chiesto di riproporlo, di far vedere come lo faccio. Non è niente di difficile, perché non sarebbe da me. E, tra l'altro, non so se verrà lo stesso effetto, perché la base che avevo utilizzato quella volta mi è finita, l'ombretto base, quindi ho preso uno che mi sembrava più familiare, più similare, scusate, non so, blaterale ultimamente. E vediamo un po' come viene, se viene come dovrebbe essere. Allora, tra l'altro, non ho base, non ho niente perché A, sudo da morire, B, sudo da morire, C, sudo da morire. Quindi per me è totalmente inutile mettere qualsiasi cosa come base, sia che sia un fondo, sia che sia un fondo minerale, sia che sia una BB cream. In questo momento il mio viso. Quindi sarebbe totalmente inutile, anzi mi ritroverei con macchie non proprio carine. Soprattutto perché io vado a piedi a lavoro, quindi da dove sono io a dove lavoro sono all'incirca sui 30 minuti a piedi, ovviamente, perché sono anche lenta, c'è da dire anche quello. Cioè, 30 minuti esagerando, 27 mi sono calcolata una cosa del genere. Quindi, ergo, arrivo lì che sarei comunque sudata e tutta la sistemazione non verrebbe. No sense. Oggi è una giornata nuvolosissima, quindi mi dispiace per la luce, cercherò con gli effetti di renderlo un po' più luminoso. E da una parte mi dispiace, da un'altra no, perché se regge, nel senso che non piove e posso farmene tranquillamente la mia camminata verso il lavoro con il fresco, non mi dispiace, però in questo momento ci fa compagnia il ventilatore. Allora, innanzitutto diciamo, iniziamo con la base, come dicevo. Io ultimamente non sto mettendo base occhi perché ha il tempo che sono a lavoro, cioè in base alle giornate, per esempio oggi farò 3 ore, di conseguenza non ne vale la pena mettere la base ombretto, primo. Secondo, sempre per la questione sudore, non vorrei che già il mio occhio sta comunque avendo delle, come si chiamano, delle pietroline, per evitare di mettere troppe cose sul viso, ho tolto anche la base occhi, anche perché per fortuna per il momento la mia palpebra mi permette di poter indossare qualsiasi ombretto senza nessun problema, perché mi rimane fino a sera. L'ombretto in questione che andrà a sostituire quello che avevo finito è questo di Kiko. Non so più se lo fanno, era lo 04 di quelli degli ombretti cotti, ed è questo qui. Ovviamente, semplicemente vado con il mio ombretto, con il mio pennello, scusate, a metterlo su tutta la palpebra. In questo momento ho preso un pennello a caso, due pennelli a caso che avevo sulla scrivania, ed è lo 02 di quelli nuovi del set di Kiko. Quello per gli smokey eyes, che mi piace un sacco tra l'altro, e sono contenta di averlo preso nei saldi. E io non sono tipa da mare, quindi il mio ragazzo rompe tantissimo le balle. Cioè, io non sono tipa da niente, non sono tipa da mare, non sono tipo di montagna, me lo ripete spesso anche il mio ragazzo. Fai cagare praticamente, perché non ho voglia di andare da nessuna parte. Non è questo, è che al mare non mi piace, perché comunque dopo la Sardegna è difficile venire nelle spiagge qui a Genova. Poi comunque c'è sempre troppo caldo lì in spiaggia e devi andarti a buttare, però io ho l'ansia di andare e di allontanarmi l'ombrellone per via delle cose che potrebbero rubarci, quindi mi viene l'ansia. Tra l'altro io sono praticamente cieca, senza occhiali non vedo un belino, ovviamente non mi metto le lenti per andare al mare, non mi trucco né niente. Io, soffrendo di eritemi solari, capita spesso che mi brucio, quindi devo essere sempre perennemente all'ombra. Tra l'altro, da quando il mio ragazzo, il primo mare, si è ustionato la schiena,
non mi ha lasciato più l'ombrellone. Ogni volta è un continuo litigio a cazzotti per dire spostati perché io sono quella che soffre di eritema e lui che non si leva. Quindi tipo che la volevo ammazzare ancora di più. Nel frattempo sudo. Poi invece aspettate, prima continuo, utilizzo lo 03, quello in penna, per applicare questo nella piega, ovvero il 132 sempre di Kiko, che è un semplice marrone scuro. Per questo non vi dicevo, non è niente di affascinante, ecco il mio trucco, non è niente di complicato. E ora quindi metterò questo ombretto nella piega qua dell'occhio. La montagna invece non è che non mi piace, ecco, perché c'è da dire che non è che mi dispiace, semplicemente io non scio, perché questo risale ai tempi delle medie, quando andai alle medie con la scuola a sciare, in sostanza mi stavano insegnando a sciare, io ero imbranatissima e continuo a sostenere che sono imbranatissima. Mi sono andata a incastrare, per fortuna, nella rete che proteggeva la funivia. C'era il mio istruttore, l'istruttore che comunque insegnava non solo a me ma anche a altri ragazzi, quindi non era dedicato solo a me, e ci insegnava a curvare. Io non ho curvato, sono andata dritta e sono finita nella funivia. Quindi dopo quell'esperienza, infatti, mi ricordo benissimo che ero incazzata nera. Mi ero smontata gli sci, li avevo lasciati impiantati lì ed ero andata nello chalet a bermi una cioccolata calda. Questa è la mia montagna. Per me la montagna deve essere cioccolata calda, libro, caminetto e via. Invece il mio ragazzo è un tipo molto dinamico, molto di quelli sportivi, cioè sportivi no, non direi, però è uno di quelli che amano sciare, amano andare a nuotare, quindi sì, direi sportivi, dai. Diamo il giro sportivo. E quindi di conseguenza ogni anno è uno scassamento, quando arriva l'estate per andare al mare, quando arriva l'inverno per andare in montagna, che io non è che non gli dico non andiamo in montagna, gli dico va bene andiamo in montagna, solo che io non scio, quindi me ne sto, cioè immaginatemi, perché è già successo, lo faccio per amor suo ma lui non capisce il sacrificio. Immaginatevi per delle ore e ore intere in questo chalet di montagna dove appunto gli altri si fermano per bere o eccetera, lui molla tutto, va a sciare, mi lascia lì io da sola con il mio libro e niente. L'ultima volta però c'era un cameriere carino, questo sì, questo sì, questo sì. Allora, come vedete qui ho semplicemente sfumato, ora non vi spaventate che ancora non è sfumato bene, perché adesso andrò a mettere sotto l'arco sopraccigliare quello bianco. In questo caso, invece di usare un bianco, uso, se lo trovo, eccolo qua, uso questo di Avon, che è della True Color, uno dei tre mono ombretti. Questo mi piace un sacco, lo uso un sacchissimo, perché è un colore, si chiama Soft Vanilla ed è un colore perfetto per illuminare senza essere troppo illuminante. Che cosa ho detto? Nel senso, è un opaco, è un nude opaco e quindi è perfetto senza andare troppo a risaltare. Quindi prendo, innanzitutto sfumo il tutto con quello di prima, poi prendo il bianco, questo, e lo metto sotto l'arcata. Nel frattempo vi dicevo, appunto, io soffro tantissimo l'estate, quindi adesso non vedo l'ora che sia fresco, non dico tanto l'inverno, sì vabbè, a me l'inverno non è che dispiace, devo essere sincera, perché al massimo se ho freddo mi copro, mentre qui se fa caldo, non ti puoi squagliare viva, non ti puoi togliere niente, cioè più che girare nuda in casa, il che non è una bella cosa, soprattutto se arrivano corrieri e ti devi catapultare a vestirti, direi di no, direi proprio di no. Ah, che caldo! Al lavoro va tutto bene. Ora a fine settembre sapremo di che morte morire, come dico sempre io, perché
finirà il contratto e bisogna vedere se me lo rinnovano o meno. Temo, io sono una persona piuttosto pessimista solitamente di natura. In questo periodo sto cercando di non pensarci, semplicemente vivo la giornata e come va, va. Io faccio il mio meglio, se piaccio bene, se non piaccio, pazienza. Anche se mi sono state riferite, diciamo, delle notizie non, piuttosto positive, ecco, sì, perché mi hanno detto appunto che sono un'ottima, che faccio alcune cose molto bene, altre ovviamente, non essendo da tanto in quell'ambito, comunque è un ambito di dei telefoni accessori, devi comunque imparare poi pian pianino, si fa l'esperienza. Quindi non puoi pretendere che io sia uguale come uno che ci sta da anni, ovviamente. Ora mi metto l'eyeliner, questo è della Catrice Link Eyeliner. Mi trovo lì benino, ora ultimamente sto cercando di fargli tirare le cuoie così ne prendo un altro, perché questo oramai sta veramente tirando le cuoie. L'eyeliner più o meno l'ho messo, scusate, ma tra che sono cieca, io solitamente quando mi trucco mi metto nel vetro dell'armadio, nello specchio dell'armadio, sto così perché se no non vedo una cippa. Quindi stando lontano dallo specchio non riesco a vedere proprio benissimo, sì, sono cieca a tal punto. Tra l'altro mi devono arrivare le lenti a contatto nuove, quindi dovrò andare comunque con gli occhiali. Ecco, questo è anche il motivo perché lo vorrei cambiare, guardate. Mi ha sporcato tutta. Ma è il tappo, che perde. Infatti, boh, vabbè. Ora mi faccio le sopracciglia. E poi passiamo a mettere giustamente il correttore perché sennò sono veramente indecente. Da NYX ho intenzione comunque di prendere giusto delle cosine che avevo visto, che volevo prendere già quando sono andata a Varese, ma che purtroppo non ho fatto a tempo, perché comunque quando sono andata io c'era sempre io. Allora, io odio le persone che si puntano in un punto e non si spostano, nemmeno se tu ci passi vicino e quasi le spintoni, loro non capiscono che si devono levare dalle balle, soprattutto perché io sono un tipo che mi studia prima le cose, quindi basta. Cioè, poco, dico, l'ho trovato, è qui, boom, prendo quello, via. Non sto lì 3 ore, io non sono il tipo di persona che sta 3 ore in un negozio. L'unico negozio che mi tiene 3 ore è la libreria e quello per la roba della casa, quindi Casanova, cose del genere. Per il resto io sono una persona che ci mette poco, perché subito individuo quello che potrebbe piacermi. Se devo un vestito o qualcosa del genere, prima lo provo, se proprio sono costretta, e via, senza stazionare lì e rompere le balle. Mamma mia, quel giorno il nervoso, perché io ero andata subito dritta per il liquido Suede, e se non ricordo male io avevo preso, cioè ho preso, non ricordo male, ho preso quello sul prugna, il cherry se non sbaglio, o quell'altro ancora più scuro, e volevo prendere anche soft spoken, però siccome c'era quella ragazza rompimento di balle, due ragazze che stavano fisse lì, anche quando ho rifatto il giro e sono ripassata stavano lì, e non riuscivo a vedere bene dove fosse, perché tra il casino che fanno sempre le persone così, avevano cambiato i posti. Infatti quando io ho preso soft spoken per provarlo per il tester, non era il soft spoken, era quello marroncino, quindi alla fine io vedendolo così non l'ho preso, ma in realtà poi ho scoperto che in realtà non era soft spoken, che è quello che miro a prendere. Poi al massimo sono indecisa perché o prendo una lingerie se ce l'hanno. Come sapete, io quest'anno sono andata totalmente in fissa con le labbra, quindi vado sulle labbra. C'ho un caldo boia e già tanto se il mio trucco non si squaglia. Poi tra l'altro ho scoperto una cosa che non dovevo scoprire. Ah, e se ve lo state chiedendo, la matita per le sopracciglia che sto utilizzando è quella della Too
True Color che avevo preso in Inghilterra. Ebbene sì, mi sta durando tantissimo. Poi io sono un tipo che va a fondo alle cose, quindi fino all'ultimo, finché questa non si potrà più temperare, io la utilizzo. Passiamo a mettere il correttore. Scusate, ma stavo guardando le condizioni della mia mano, utilizzerò questa di mano. Io utilizzo il color caramel, lo 08. Ammirate anche la manicure con quello di Essie, Cardi Angora, vabbè, quello famosissimo, sapete, perché durerà pochissimo. A me la manicure, lavorando in negozio, mi dura 5 secondi, perché poi devo togliere le cover alla gente, ficco le unghie, ciao manicure. Comunque vi dicevo, una cosa che ho scoperto è che lavorando nel centro commerciale ho diritto a uno sconto del 20%, se non sbaglio, del 10%, non lo so, devo informarmi meglio, da Sephora. E io sono tipo stata così, perché è arrivata la ragazza da Sephora e mi chiedeva appunto se sapevo se nel negozio, noi nel negozio non siamo abilitati a fare lo sconto, non c'è lo sconto per noi dipendenti, figurati per quelli che lavorano alla Fiumara. E quindi mi diceva, ah, ma sai, perché forse, perché da Sephora c'è lo sconto, noi abbiamo lo sconto del 20%. E io sono rimasta lì, non me lo dire. Quindi devo capire se lo sconto del 20% è anche per me, o magari per me c'è il 10%, perché su alcuni negozi noi dipendenti che lavoriamo lì alla Fiumara, quindi al centro commerciale, c'è lo sconto del 10%, così. Sia sul cibo che su alcuni negozi, tipo da Nunali c'è lo sconto del 10% sulla nuova collezione, per esempio. E così questa ragazza mi ha illuminato la giornata e io sono indecisissima, perché tra un po' è il matrimonio di una mia cugina e quindi volevo prendere, visto che c'ero, mi ero dimenticata che questa mano era ormai inguaiata, visto che c'ero volevo prendere il mascara Better Than Sex. A proposito di mascara, applichiamo il mascara, questo è quello di Too Faced, sempre di Benefit, scusatemi, il Day Real, ma sì, sinceramente non mi piace proprio per niente l'effetto che fa. Ora vi faccio vedere le ciglia senza niente, perché comunque io ho delle ciglia abbastanza buone, dai, tutto sommato. Wow, ho fatto 20 minuti di get ready, scusate, sproloquio come sempre. Allora controlliamo anche l'ora, perché non vorrei mai, ecco, tra un po' si avvicina l'ora X. E ora vi faccio vedere l'effetto con il The Real, che a me non piace per niente, rispetto al Better Than Sex, che se una non capisce, cioè che se una capisce l'inglese ma non sa che cos'è, ti possono un po', come dire, equivocare. Perché una volta io parlavo del mascara con la zia del mio ragazzo e gli ho detto, ah, guarda, c'è un mascara bellissimo che mi fa le ciglia, wow, si chiama il Better Than Sex. E lei è scoppiata a ridere e mi fa, ah, beh, dal nome direi che le promette tante cose. Vedete, a me non piace l'effetto. E guardate l'eyeliner, per quanto io sia attaccata non riesco a fare quella striscia. L'attaccatura non viene bene, per questo voglio anche cambiarlo. Da un occhio sì, dall'altro no. Boh. Comunque questo è l'effetto del The Real. A me non piace, proprio per niente. Rispetto al Better Than Sex, proprio, boh, proprio lo vedo meno voluminoso. Sì, le rende più nere, però... Matita nera per concludere. Questa è della Kiko, ve la ricordate? Continuo a usarla. Dovrebbe finire? Dovrebbe. Ed ecco il make up occhi. È semplicissimo, è facilissimo. Ti sporchi in 2 secondi se hai l'eyeliner della Catrice. E io lo faccio quasi sempre, perché oramai non trovo nulla di difficile, nel senso, metto un colore di base, metto un colore nella piega, sfumo alla velocità della luce e ne metto uno che illumina l'arcata sopraccigliare
e via, ecco, non ci trovo nulla di così complicato, ecco, per questo dico è facile. Lo faccio solitamente questa tecnica di sfumare eccetera eccetera, lo faccio anche con diversi colori. Solitamente viene ancora meglio se usate Underground, quello di Nabla, che sfumandolo diventa sul rosso, quindi c'è un rosso marrone veramente figherrimo. Però per andare sobri a lavoro, tanto io comunque ho gli occhiali adesso, come vi ho detto, devo rimettermi le, devono arrivarmi le lenti. Questa è la mia cipollotta. Ora poi mi slego i capelli, eccetera eccetera. Niente, questo era tutto, ragazze. Spero di avervi tenuta compagnia, spero di riuscire a tagliare qualcosa, altrimenti mi prendete così in 25 minuti. Io vi mando un grosso bacio e ci rivediamo in un altro video. Ciao ciao!